Onorevole Vittore, allora a questo punto lei ci ha raccontato, abbiamo parlato un po' del fattore di queste carni sintetiche, delle farine ricavate dai grilli, del fatto che sappiamo che da parecchio tempo si parla anche del Nutri-Score. Quello che vorrei capire, ma il vento in Europa, su tutti questi cibi sintetici derivati dai grilli, dagli insetti e altro, ma che vento c'è? La maggior parte dei parlamentari è a favore o è contraria? Perché alla fine dei conti, noi abbiamo espresso, lei ha espresso il suo parere giustamente, ma la maggioranza degli europarlamentari cosa vuole fare? No, guardi che il problema è proprio questo, che la maggioranza, soprattutto i paesi nordici, ma in parte, sembra assurdo, ma anche la Francia, sono a favore perché intanto c'è una bella fetta di verdi, però verdi ma in maniera ideologica. Beh, chiaro, chiaro. Certo, siamo tutti verdi. Per forza, perché... chi è che vuole inquinare? Chi è che vuole un mondo rovinato? Infatti, l'ambiente, insomma, anzi, questo è un problema importante che va affrontato, perché siamo tutti d'accordo sul fatto che l'ambiente, stiamo distruggendo la parte verde, la parte di natura di questo, della terra, e quindi siamo su questo. Come facciamo a non essere d'accordo? Siamo tutti d'accordo. Però non lo possiamo fare in maniera così puramente sull'ideologia, cioè, bisogna farla salvaguardando determinati aspetti. In Europa, invece, la situazione è proprio questa, che lì invece non vogliono sentire ragioni loro, ed è la maggior parte, c'è una bella fetta di Parlamento. Quindi che c'è il rischio che passino queste normative. Direzione. Altro che se c'è rischio, per questo che siamo sulle barricate, e siamo partiti proprio con chiusura totale. Cioè, noi non abbiamo dato neanche un millimetro di spazio a questo tipo di proposte. Siamo partiti con totale chiusura, proprio perché non vogliamo arrivare a nessun compromesso. Però diciamo che comunque non sarà una battaglia facile, perché non siamo in maggioranza, assolutamente, perché c'è tutta una bella fetta, soprattutto, dicevo, di paesi nordici, che questo gusto del buon cibo e questo stile di vita nostro non è condiviso, assolutamente, anzi. Pazzesco. E loro un po', diciamo, loro un po' mangiano, si nutrono così per vivere, senza una cultura del palato e del cibo, certo. Assolutamente no, è proprio uno stile di vita completamente diverso, che, per carità, per alcuni aspetti può essere anche giustificato, può essere anche degno di rispetto, certo. Perché poi, insomma, ognuno potrebbe anche essere libero di vivere come vuole. Io non dico che loro debbano mangiare soppresse, però che ce le lasciassero a noi. Mangiare a noi. E non ci togliono il lardo di colonnata, anche fra l'altro, di cui si era parlato tempo infatti. Chiaro. Ho un buon bicchiere, sì. Poi anche lì, insomma, l'uso va bene, l'abuso, no, ma chiaro, come in tutte le cose. Gli argomenti sono tantissimi, cioè sono capitata in un momento in cui veramente c'è tantissima carne al fuoco, e stiamo lavorando anche in associazione con tutte le varie categorie, e quindi proprio per portare avanti una posizione che è piuttosto decisa, che è un po' quella dell'area del Mediterraneo. Chiaro. Italiano. Evidente, insomma, io in particolare il Veneto, ho nel cuore il Veneto, però insomma la situazione è un po' comune ai produttori e ai consumatori dell'area del Mediterraneo. Chiarissimo, chiarissimo. Ecco.